Non si può più sbagliare. A Pontedera per il Teramo c'è un vero e proprio crocevia. Serve uscire dal Manucci non a mani vuote, per non essere risucchiati sempre più nella zona bassa della classifica. 3-5-1-1 per Ivan Maraia, con conferma per Angeletti tra i pali per la terza gara consecutiva e con Milani recuperato, schierato sull'out mancino. Nessuna sorpresa in attacco, con Benedetti sulla tre quarti alle spalle dell'ex Simone Magnaghi. Continua l'emergenza per Guidi, privo di 8 elementi, che senza Lombardo e Viero lancia nella mischia Fiorani. Arbitra Zucchetti di Foligno, 60 secondi e subito insidiosi locali. Cross dalla sinistra, Magnaghi controlla un pallone difficilissimo in area, sfera giocabile per Benedetti che cerca il palo lontano e manca di poco la porta. Il gol, il Pontedera lo trova al quarto con l'incornata di Matteucci sulla punizione dalla destra, ma tutto viene fermato per fuorigioco. Il Teramo prova a pungere subito dopo. Rosso pennella dopo un ottimo controllo, Malotti va di testa, ma è impreciso. Episodio più che dubbio il sesto, quando Rosso e Matteucci si scontrano all'ingresso dell'area, ma l'arbitro lascia correre. Al 17° continua il monologo offensivo del Pontedera con la stoccata di Benedetti da fuori. Perucchini risponde a terra, poi tutto fermo sul tap-in di Magnaghi. Il diavolo resiste e affonda al 28°. Da Malotti a Bernardotto, che lavora il pallone in area, lo gira per Mungo. Il 10 apre il compasso verso il secondo palo. Simone Rosso si avventa di testa e rende vano il tentativo di Angeletti ben oltre la linea bianca. 1-0 e primo vantaggio biancorosso dopo quasi un mese. Il magic moment degli abruzzesi nella partita prosegue e al minuto 31 ecco servito il bis. Mungo restituisce il favore a Bernardotto, che vince un iniziale corpo a corpo senza pala con un avversario, entra in area e conclude col destro con una deviazione ad aiutarlo per il 2-0 teramano. Terzo centro in campionato per il numero 9 e grande entusiasmo per un Teramo che torna a graffiare nel segno dei suoi attaccanti. Risposta a Toscana poco dopo, quando un cross dalla corsia mancina viene raccolto in area da Benedetti, che addomestica e conclude, ma la mira non è perfetta. L'1-2 teramano è un durissimo colpo per un Pontedera che non sa ribattere fino al duplice fischio. All'inizio della ripresa, i toscani spingono, Magnaghi fa viaggiare centralmente Benedetti, che entra in area e in diagonale col mancino non riesce a riaprirla. Dall'altra parte il diavolo fa lo spietato di turno e triplica. Minuto 55, dopo un corner corto, Ndrečka stoppa e crossa dalla sinistra. Irrompe Soprano che manda sul palo lontano di testa e fa 3-0. Per il difensore in maglia numero 5 il primo gol in biancorosso, un sigillo sul sabato perfetto della truppa di Guidi che non deve far rientrare in gioco gli avversari, come era accaduto in occasione dell'ultimo successo contro la Fermana. A meno di un quarto d'ora dal termine, la squadra di casa fa correre qualche brivido ad Arrigoni e compagni. Ci prova Marianelli dal limite, ma la sfera esce a lato. Capovolgimento di fronte, Azio Osmanovic prende coraggio e tenta all'esterno dal limite, mancando di poco il 7. Insiste però la squadra allenata da Maraia e al 79° Perucchini è chiamato agli straordinari per dire di no all'incornata decisa di Magnaghi. Poi l'azione prosegue e arriva il gol, ma la palla era già andata oltre la linea di fondo. Non cala il ritmo degli ospiti e a 4 dalla fine il solito Mungo pennella dalla sinistra. Stop e stoccata violenta in area di Malotti, salva il portiere. Emozioni che non finiscono. Nel recupero, Capitan Caponi entra in area, viene spinto alle spalle da Furlan. Il signor Zucchetti indica il dischetto e il Pontedera spera, ma dagli 11 metri Magnaghi opta per la battuta centrale. Perucchini si affida ai suoi piedi, ribatte, blinda la porta nuovamente, evitando il gol dell'ex e, di fatto, fa scorrere i titoli di coda sulla contesa. Quarta vittoria in campionato per il Teramo, che mantiene la porta inviolata per la prima volta dopo oltre 2 mesi in Serie C. L'ultima volta era accaduta il 2 ottobre in occasione della sfida interna con la Viterbese. Una risposta convincente dopo la debacle di Carrara, con intensità e caparbietà. Ora la settimana che riporterà i biancorossi al Bonolis, dove nel prossimo turno arriverà l'Ancona Materica in un match ostico e che dovrà confermare quanto di buono emerso dal Manucci.